Allora farei prima ancora un'ultima domanda sull'immigrazione, partendo da un caso che è stato emblematico durante quest'estate e poi nei suoi ultimi sviluppi, che è quello che è accaduto a Brescia. Ricordate i lavoratori che sono stati sulla gru perché non potevano essere regolarizzati? Sembrava poi che dopo la loro protesta ci fosse stata la possibilità che venissero inseriti nella regolarizzazione quella che aveva riguardato, se non erro, le colf e le badanti. C'era stata una circolare del ministro, cioè del ministero, poi però il ministro ha corretto il tiro. Ecco, vorrei un po' capire come va a finire questa vicenda, insomma, che è emblematica poi per la situazione di tanti lavoratori irregolari nel nostro paese, anche perché ricordiamo, abbiamo parlato di sbarchi eccetera, ma se guardiamo al fenomeno dell'immigrazione regolare, quello degli sbarchi rappresenta una percentuale assai ridotta, sono molti di più i lavoratori stranieri che arrivano nel nostro paese con altri mezzi, il fenomeno dei cosiddetti overstaying, no? Cioè persone che hanno un ingresso regolare iniziale nel nostro paese, poi si trattengono oltre quello che sarebbe dovuto, oppure avevano un lavoro, poi lo perdono e rimangono comunque nel nostro paese. Ecco, come risolviamo quella situazione? La situazione di Brescia è una situazione che si trascina da molto tempo, ci sono state proteste, sono saliti sulla gru e ultimamente è stata complicata da una serie di misure o di interpretazioni e di errori, tra cui anche del mio ministero, non mi sottraggo a questo, ma soprattutto di interpretazioni delle direttive, di una nuova direttiva europea che è entrata in vigore senza entrare in vigore. Mi spiego, è una direttiva europea che presa 2 anni e mezzo fa non è stata adottata dall'Italia e quindi può essere legittimamente applicata dal giudice che interpreta la direttiva europea come se fosse una legge italiana. Il problema qual è? Che la direttiva europea, questa, come tutte le direttive europee, non dice articolo 1 e spiega che cos'è articolo 2, ma dice negli articoli, dà disposizioni agli Stati membri dicendo lo Stato membro può introdurre queste disposizioni, lo Stato membro può limitare le espulsioni a solo, può concedere la regolarizzazione a coloro che... Però per poterlo fare occorre che venga fatta una norma di legge, cioè che lo Stato scelga. In assenza di questa scelta, alcuni giudici hanno interpretato questo può come deve, creando quindi, con delle sentenze, dei precedenti che rischiano di creare e di diffondere la confusione. Il mio ministero, il Ministero dell'Interno, e io ovviamente me ne assumo la responsabilità, ha diramato una circolare interpretativa che non poteva essere diramata, infatti io l'ho sospesa, perché la direttiva europea non può essere adottata con una circolare, ci vuole una legge. Proprio in quei giorni in cui la direttiva del Ministero dell'Interno è stata diramata, noi stavamo studiando la proposta di legge per implementare la direttiva europea, definendo nei limiti che la direttiva ci dà, da 1 a 6 mesi per esempio per fare una certa cosa, mettendo il termine, oppure sul fronte delle espulsioni o delle regolarizzazioni. Ecco, adesso questa proposta è pronta, abbiamo definito lo scenario, la porterò al prossimo Consiglio dei Ministri, ma sono in grado ovviamente di anticipare le decisioni, l'interpretazione, l'attuazione della direttiva, per cui mi occuperò già lunedì, quando sono a Roma, del caso Brescia, chiamiamolo così, mi è stato sollevato anche poco fa dal vostro rappresentante di Brescia, perché voglio evitare che la situazione possa continuare nell'incertezza e trovare una soluzione. La soluzione nei limiti ovviamente delle norme di legge, delle direttive europee che noi intendiamo applicare naturalmente, senza creare però
il liberi tutti, oppure nessuno applica più le regole, oppure tutti possono fare quello che vogliono, perché non è giusto, perché le regole ci sono, le leggi ci sono, le direttive ci sono. Mi occuperò quindi del caso per dare una disposizione che possa affrontare e risolvere quella delicata questione di Brescia.